Grosse novità per il consorzio più importante dei rosati italiani, il Bardolino. Cambia logo, cambia immagine e punta anche sull'altra metà delle sue produzioni, il bronzo di Bardolino. Certo, noi continuiamo il nostro percorso nell'accreditarci come la più grande denominazione del vino rosato, ma a fianco di questo stiamo andando nella promozione di quello che è un vino rosso dalle qualità uniche, che può essere bevuto a bassa temperatura, che viene interpretato naturalmente a bassa gradazione alcolica, perché nasce da un terreno vocato a fare questo, che è il nostro Bardolino. La Corvina e la Rondinella, raccolte nella giusta epoca, fanno dei vini da un colore comunque rubino e dal sapore sapido ed elegante, che possono essere comunque degustati e apprezzati anche dai consumatori che sono alla ricerca di questa tipologia di vini più freschi e gentili da bere anche in annata. Diciamo che ci posizioniamo esattamente in quella è la tendenza oggi delle generazioni più giovani. Certo. E anche dei gourmand che vogliono avere dei vini più piacevoli, più immediati probabilmente. Sì, forse, come dico io, anche un po' più semplici, perché comunque vino è anche tradizione, è cultura, è anche un alimento che spesso magari ci si dimentica delle sue qualità che può avere anche nella nostra vita quotidiana. E quindi Bardolino mira a essere il giusto vino per tutti i momenti della giornata. E non dimentichiamo che il rosso di Bardolino, come il chiaretto, possono essere consumati freddi. Assolutamente sì. È un altro elemento di non poco. E che credo che sia una delle poche denominazioni che può vantare questa caratteristica, mantenendo sempre il suo aspetto di salato, il suo aspetto di leggerezza, ed essere assolutamente degustato anche nelle giornate calde dell'estate, quando magari abbiamo bisogno di qualcosa che ci rinfreschi un po'. E il livello di esportazione del vino? Ma siamo all'incirca sul 60%, dove la Germania comunque è il nostro mercato principale, poi segue Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti. Un mercato di riferimento italiano per voi tra Horeca e GDO, come lo differenziate? Ma sicuramente noi siamo in crescita su quello che riguarda l'Horeca, comunque GDO è anche una grande parte del nostro mercato e siamo in crescita, come le dicevo prima, per quello che riguarda l'Horeca, per quello che sono i progetti di sottozona e anche i chiaretti di altissima qualità che fanno un periodo di affinamento nelle cantine. Ecco, da questo punto di vista sull'affinamento ci sono delle sorprese molto interessanti. Cioè certo, diciamo che il tempo sta dando ragione alla nostra zona e alla nostra qualità, perché abbiamo capito che il Bardolino, sia per quanto riguarda i chiaretti ma anche il Bardolino rosso, affinando o maturando, come piace raccontare a me, acquisiscono delle caratteristiche uniche che solo nel nostro territorio possono essere di leggerezza, di precisione, ma soprattutto di carattere, che possono essere apprezzate dopo un anno in maniera diversa rispetto ai prodotti di annata. Così come il sistema di produzione va bene o avete in vista anche modifiche al disciplinare? Attualmente non abbiamo delle grandi revisioni disciplinare, già il nostro disciplinare prevede una produzione che comunque è in linea con un rispetto di quello che sono i consumi idrici, perché possiamo produrre 120 quintali per ettaro e quindi non abbiamo delle grandi revisioni all'orizzonte.